sono 12 anni di commissariamento. In questa provincia, che è la più grande provincia della Calabria, non è stato realizzato un solo impianto. L'abbiamo detto pure noi. Cioè, dopodiché si vuole prorogare questo stato di ricordo, si va dal 13° o 14° anno, cioè paradossalmente noi abbiamo avuto lo scorso anno, gennaio 2008, un OPCM che ha dichiarato superata l'emergenza, e chi se mi pare che è davvero, cioè praticamente è una situazione paradossale, cioè, e ha mandato un commissario. È secco il commento del presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, sulla ventilata proroga del commissario sull'ambiente in Calabria all'uscita dell'audizione in commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e reati connessi da ieri in Calabria. Oggi tappa a Cosenza. Alle 15.30 il previsto sopralluogo nella discarica di Castro Libero è andato a vuoto, con il sindaco Orlandino Greco ad attenderla inutilmente. In serata la commissione presieduta da Gaetano Pecorella si è insediata in prefettura. Anticipati 5 appuntamenti previsti per giovedì mattina. L'incontro con le autorità del territorio, il prefetto Melchiorre Fallica e il questore Giovanni Scifo, il presidente della provincia Mario Oliverio e i sindaci di Cosenza e Castro Libero, Perugini e Greco. Questore e prefetto non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione, ma l'argomento sulle infiltrazioni malavitose sembra sia stato il nocciolo della discussione. Dopo l'attesa è stata la volta del presidente Mario Oliverio, che ha chiesto poteri alle autorità locali. Paradossalmente la situazione si è aggravata rispetto a 12 anni fa, da quando cioè si è dato vita al commissario. Si è aggravata perché non solo non sono stati realizzati gli impianti, ma le discariche disponibili sono andate ad esaurimento. E quindi praticamente c'è un paradosso che il commissariamento ha partorito una situazione di aggravamento dell'emergenza per la quale era nato. Cioè l'opposto di quello che bisognerebbe fare, tenere l'emergenza e mettere in capo agli enti locali. Io ho detto, gli enti locali, si chiede un potere agli enti locali, si mettono i comuni, le province, la regione e la provincia, per quanto mi riguarda, io sono qui, sono pronto. Sono la loro responsabilità, però mi date potere. Sì, anche perché questo diventa una situazione in cui l'ente locale dice ma c'è un commissario, io e certo, che colpa ne ho? Il commissario dice che gli enti locali non fanno niente. E quindi? Cioè, poi tra l'altro il commissario, mi permetto di dire, che è una struttura, siccome è una struttura giusta apposta, cada dall'altro, a chi deve dare conto il commissario? Cioè io devo dare conto, perché io come presidente della direzione devo dare conto, il sindaco deve dare conto. Poi il sindaco Perugini. L'emergenza non è finita, ma se i poteri straordinari del commissario vanno regione, provincia e comune, è un modo, secondo me, più serio, che ognuno poi affronta le sue responsabilità avendo anche i poteri. Perché sostanzialmente 10 anni di commissariamento sul piano dell'impiantistica, io non so che cosa abbiano prodotto, quantomeno nella provincia di Cosenza. Dopodiché hanno voluto sapere un po' la storia del consorzio e quindi come è nato la gara di Vallecrati a doppio oggetto e poi questa situazione, i vari contenziosi che ci sono. Io gli ho detto che c'è un contenzioso con il comune di Cosenza che riguarda proprio i trasporti dal 2001 al 2004, perché mentre dovevamo per contratto portare i rifiuti a Rende, un minuto dopo il commissario ci ha imposto di portarli a Crotone, dove l'abbiamo portati fino a qualche tempo fa. Il tema dell'indebitamento dei comuni e quindi lì anche il tema di come ha funzionato questa società: io non faccio i servizi perché non mi paghi, io non ti pago perché i servizi tu li fai male. Come erano composti i consigli di amministrazione, la parte pubblica e la parte privata, come concretamente veniva svolto il lavoro e qual è adesso la prospettiva, quindi la ripartizione dei compiti fra pubblico e privato, quindi una società che sostanzialmente non ha mai avuto un avvio, una fase di start-up passata la quale ha avuto una sua autonomia. E poi qual è la situazione attuale? Qual è la prospettiva che intravedo anche come presidente del consorzio, e quindi io gli ho richiamato gli atti e i percorsi che abbiamo avviati come consorzio.
Ha chiuso la giornata il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, che tra l'altro ha parlato della sua proposta di riciclare producendo biogas. Domani l'audizione dei capi di 6 procure, tra le quali quelle di Cosenza, Catanzaro, Paola e Castrovillari, e dei rappresentanti della Valle Cratica.